Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi partiamo qualche minutino prima. Datemi un feedback per favore su audio e video. Vediamo se è tutto ok, tutto in ordine. La chat è qui. Ok, perfetto, perfetto. Grazie Massimo, Mirko. Ok, Gianluca. Va bene, iniziamo subito con la lettura del disclaimer. Vi ricordo che gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici. Chiunque risvolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente sessione didattica non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dagli ascoltatori. Ok, ci siamo, ci siamo. Buon inizio settimana, buon lunedì. Io stamattina mi sono levato su alle 5 e mezza, quindi già sono già super elettrico. Brum, sono già a mille. E niente, andiamo subito sul desktop, tasto destro per aprire la prima piattaforma, esegui come amministratore, poi una seconda e una terza, no? Al solito. Ok. Allora, intanto, ecco qui c'è il coso di price action che stavo. Non so se avete visto lo streaming sulla pagina di Facebook. È una cosa, è molto carino questo profilo, eh? Nella sua immensa, enorme, incredibile semplicità, è forse uno dei profili più veritieri che ci sia per quanto riguarda il riconoscimento della price action. Ma lo vediamo dopo. Andiamo a lanciare la seconda. E andiamo a lanciare anche la terza. Vediamo, ecco qua la seconda. Ok, doppio clic e lanciamo anche la terza. Ok. Allora, eccola. Intanto questa la devo togliere però. Ok, fatemi chiudere un po' di cose. Qui c'è anche MT5 con Nasdaq. Dai, dai, dai. Vieni giù, guardate. Qualche punticino lo stiamo grattando. Siamo quasi a 46, il mio possibile target in questa zona, vediamo, vediamo se il mercato mi darà ragione. E ok, ritorniamo quindi sul monitor sinistro, metto il Forex Slider, va bene così. Ok, oggi valuta più forte euro e CHF, valute più deboli come vedete AUD ed NZD. Questi vanno a destra e sul monitor di sinistra, pardon, vabbè, destra o sinistra uguale. E eccolo, qui così andiamo a mettere il profilo. Risk on, risk off. Ok? Vediamo se è tutto ok, tutto a posto. Intanto voi tutto bene? Condizione risk on, quindi si tende a comprare dollaro. AUD, NZD, CAD. Non so se c'è molto allineamento oggi con la condizione classica di Riscon. Ok, però adesso ovviamente andremo a vedere i grafici. Ok, questo me lo porto a destra. E sulla parte centrale mi prendo il profilo. Ecco, per correttezza adesso questo profilo lo togliamo, perché ce l'hanno soltanto i ragazzi dell'Academy, quindi non me lo faccio neanche vedere perché se non ce l'avete. Invece vi ricordo che avendo a me quelle suite, ok, potete avere tutti gli altri profili, sono più di 50, quindi no, no, no. Ok, va bene così. Partiamo dal net change. Ok? Quindi, che succede oggi? Ok, abbiamo detto CHF forte, euro forte, vediamo l'euro. Euro forte, 0,03 euro dollaro, forte. Però, come vedete, è secondo, quindi lo compriamo? Proviamo a comprare. Non mi dispiacerebbe. E oltretutto, vedete a grafico, io ipotizzo, perché ovviamente questo faccio, ok, che il mercato possa provare a tornare su questa close fatta in modo non regolare. Sapete bene che quando a spingere sono gli asiatici, in genere il mercato potrebbe, con buona probabilità e nessuna certezza, cercare un ritorno poi in quelle zone. Sì, perché valgono anche quelle dei giorni precedenti, ricordatevi questa cosa, ok? Quindi provare a comprare con questo target, boh, tutto sommato posso anche farlo, dipende sempre da quanto metto a rischio per l'operazione. Se lo faccio con 0,01 posso lasciar correre il mercato a mio piacimento, se invece il mercato si trova su un prezzo più interessante, allora, in base a quello che è, quindi questo lo voglio comprare. Quindi mi ricompro la close, okay, di venerdì, innanzitutto.
E poi vediamo, ok, momentaneamente non è di questo, di certo questo il cambio più interessante del mercato valutario. Andiamo subito sul best and worst. Best and worst potrebbe essere, diamo un occhio veloce ai migliori e peggiori. Veloce, veloce, veloce. Innanzitutto cerchiamo di prendere contatto con il mercato. E come facciamo a prendere contatto col mercato? Iniziando subito a vedere chi sono i più forti, chi sono i più deboli, dove spinge il mercato. Ok, vedete, il più forte di giornata è Euro NZD con 140 punti. Oh, 140 pip di movimento si è fatto fra minimo e massimo. Eccola qui un'informazione che potrebbe piacermi. Ok, gli altri sì, Euro AUD 99, non è male. GBP NZD 134. Questi sono. Che bello sullo 0,5, guardate. Questo è proprio bello. Questo è proprio bello sullo 0,5. Lo trovo molto interessante. Qui secondo me lo aspetterei ben volentieri sullo 0,75 e mi vado subito a posizionare un alert. Okay? In modo che se il mercato dovesse arrivare su questo livello, io ricevo un avviso da parte di MetaTrader. Ma questo qui sullo 0,5, io qui un tentativo perché. Ok. Vabbè, il primo lo metto giù così, proprio. Ok? Leva mezza. Ok, lunedì partiamo col piede giusto, senza farci male. Leva mezza. Ok. Possibile target? Bah, un ritorno sullo 0,25? Assolutamente sì. Mirko, aspetta, 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 adesso ti leggo. Aspetta, aspetta un attimo che ce l'ho. Quindi, innanzitutto mi aspetterei questo, poi vediamo su questo livello, vediamo come si comporterà il mercato qui. Possibilmente qui così mi metto un alert, ok, in modo da essere informato. E basta così, quindi 100 GBP, Euro NZD, Euro NZD abbiamo detto che lo anche se qui, io qui ci provo pure, con leva mezza, non si trova proprio sul livello che, ok, non mi fa proprio impazzire su trade, però proviamo a grattare qualcosa, ok, anche perché, ecco, questi sono i due più alti, vedete, Euro NZD, GBP NZD, 140 pip, 134 pip, poi a seguire Euro AUD, 99 punti, poi pip, quasi 100. Ci provo anche qui, ma preferirei di gran lunga questo livello. Ok, alert lì così. Perfetto, e direi che per adesso va bene. Ok, iniziamo a vedere attenzione alle news. Attenzione alle news, ok, fortunatamente domani ci sono i dati dello statements RBA Saudi, ok, oggi giornata tranquilla, non dovrebbero esserci troppi scossoni. Ok, io ho 16 a CAF, 0,16 però non c'è un. Andiamo a vedere gli indici, le commodity. Mercato molto tranquillo in questo momento, eh? Come vedete non c'è particolare movimento particolare, vedete gli indici sono abbastanza tranquilli e le commodity pure, fatta eccezione per quello stronzetto, ricordate che io ho un conto aperto con questo signore, quello stronzetto del gas che così, guardate, come per magia, oggi apre con un meno 10. Perché? Boh, mistero. Mistero, 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 meno 10 così. Ci stava un recupero di questa zona di sbilanciamento, ma da qui, ok, ad aprire con un gap così è. Sarà perché l'hanno tirato su un po' troppo? Io direi di sì, non ci ha fatto entrare sul long, ci ha fatto perdere un movimento. Andiamo a vedere se troviamo. News Calendar, intanto Mirko non ci crederete. In settimana, anche Lorenzo, anche il nostro collaboratore, il nostro socio. Ho avuto nulla negli ultimi 10 anni, purtroppo non ho avuto. Ah. Sì, anche Lorenzo accusa questo tipo di problematica. Stai a casa, stai tranquillo, ok, parla subito col medico, mettiti a posto, ok, segui tutto quello che c'è da seguire perché non è un problema il COVID, ok?
Ok, tranquillamente, se ne viene fuori tranquillamente. Ok, un attimino, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Ecco, Massimo l'ha già fatto anche, quindi. Allora. Mercati, andiamo a vedere che come mai. Eccolo qua. Crolla del 10% a causa delle scorte del clima. Andiamo ad aprire i futures del gas naturale statunitense, sono scesi. Ok, vi ricordo che qui così dovrebbe anche esserci, esatto, se lo aprite con, se questo qui lo aprite con Edge, vi faccio vedere un truccotto. Ok, questa parte qui la potresti anche far leggere. Traduci in italiano, leggi ad alta voce, ok, dal browser. Non so se lo sapete, ma io lo uso spesso questa funzione perché siccome sono pigro, non mi va di leggere, allora attivo questo e lo guardate. Orologiche e dei dati economici. Quest'anno Ah? i prezzi Si del gas sono sente? scesi di oltre il 31% e del 26% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Riuscite a sentire? L'Energy Information Administration, EIA È statunitense, ha comodo, dai, comunicato è la molto scorsa comodo. Per settimana che il gas in stoccaggio negli Stati Uniti. me che sono pigro è perfetto proprio. Così mi evito di andare a leggere. Ok, basta cicerà. Torniamo in piattaforma, andiamo a vedere quindi. Ok. Condizione di riscontro, ma il client sentiment, questo sito che c'è qui così, quello che c'è, che dice? Euro-dollar mixed, Audio USD bearish. E quindi sale sicuro. Gli indici, occhio agli indici perché c'è il DAX che continua a fare nuovi massimi, anche l'indice italiano che continuano a fare nuovi massimi. Ok, occhio, occhio perché gli indici a quanto pare stanno cominciando a rifare un pochettino gli stronzi, Ok, occhio, 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 occhio. Va bene, chiudiamo un attimino, ritorniamo un attimo sulla pagina di Balance. Ok, ed ecco, come vedete, qualche punticino, niente di che, niente di più, Ok? Io intanto mi controllo di là, va bene. Ok, su cos'altro puntare gli occhi oggi? Ritorniamo sul Market and Exchange, cerchiamo di trovare qualche indizio. NZD CAD, NZD CHF, GBP CAD, questi sono tutti i mercati a breakout. Vedete, quando vedete il quadratino rosso forte, rosso scuro, vuol dire che c'è un breakout e il breakout in genere è una conferma di forza. Quindi in questo caso, sotto i minimi della giornata precedente, in questo momento il mercato potrebbe essere short magari per tutto il giorno. Vedete, siamo sotto i minimi della giornata precedente. Andiamo ad aprire questi mercati e magari possibilmente quelli che si trovano su una percentuale a noi nota, 1,05, 1,075. Ok, quei punti sul quale il mercato magari, e dico magari, potrebbe fare un piccolo rimbalzino. A noi ci basta un piccolo rimbalzino, non vogliamo 100 punti. Ok, potremmo anche accontentarci di molto poco, perché tutto sta a vedere dove entriamo. Pardon, con quanto entriamo, non dove. Ok, ecco, vedete, è una ZDUSD. In questo momento sullo 0,5. Adesso il movimento non è stato fatto esattamente in modo, però potrebbe essere un prezzo. Quindi sto comprando lo 0,5 con obiettivo lo 0,25. Quindi un obiettivo probabilisticamente possibile. Ok, non mi sto dando come obiettivo chissà che. Poi io mi aspetto che possa ritornare qui sulla close della sessione precedente. Quindi sempre le stesse identiche regole. Ok, non, vediamo, vediamo. Se dovessi arrivare in questa zona, mi metto un allarme. Ok. Momentaneamente posso anche permettermi di non mettere gli stop loss, tanto andrò a chiudere tutte le operazioni a fine di questa sessione. Quindi fondamentalmente ho uno stop loss a tempo. Ok? Quindi compravendita, allarme, ma non credo che ci sia questa volatilità, ok, in questo momento da fare, però proviamo. Poi
NZD 0,56. Qui abbiamo già piazzato un alert, siamo già entrati a mercato, vediamo. Poi che altri? Euro AUD 0,53, anche qui stesso identico scenario. E AUD CHF 0,65. Ecco, se dovesse ritornare qui a 0,75, questo è un prezzo che valuterei con molto interesse. Ok. Cos'altro? Poca roba oggi. Perdon. Audi CAD sullo 0,5. Possibile ritorno sulla close. Sì, questo non mi dispiacerebbe. Vedete, non tutti sono da prendere, non tutti i trade. Ci sono trade che ispirano più fiducia, trade che ispirano meno fiducia. Dipende, ok? Dipende da ciò che si riesce ad intuire, ok? Quindi come possibile logica di movimento. Va bene, va bene. Momentaneamente non trovo spunti di chissà quale tipo. Sì, non mi dispiacerebbe provare a prendere un po' di short su NQ. Ok, questo sì, ce l'ho anche in reale, questo trade, e mi aspetto, ovviamente mi aspetto, non è detto che il mercato lo faccia, ma almeno un possibile, guardate, ritorno sulla media giornaliera. Visto che venerdì c'è stata l'inefficienza, ovvero la media non è stata toccata per tutto il giorno, quantomeno oggi mi aspetto che il mercato possa andare a fare sto touch, ok? Andarsi a posizionare, ok, sulla media giornaliera. Va bene. Venerdì giornata un po' così. Non ci aspettavamo questo movimento così forte a rialzo. Guardate, chiusura proprio sui massimi, sparatissimo. Vediamo oggi come se la sentono. Roberto, allora, sì, prima di tutto, grazie, buongiorno a te. Io sono long su Audi CAD. Ok, che sei long su Audi CAD? Ok, va bene. Che consiglio vuoi? Cosa ti serve? Cosa stai cercando su Audi CAD? Ti sei dato un target? Hai un punto, un possibile riferimento sul movimento? Cosa stai cercando? Sei long, ma cosa cerchi? Dove stai cercando di andare? In questo momento il mercato, intanto, momentaneamente, in questo momento, è in trend ribassista. Tutti i valori di rendimento mensile, semestrale, eccetera, eccetera, sono tutti negativi. Ok? Però non è detto. Non è detto che questo mercato non può. Bisogna vedere che cosa cerchi. Ok, cosa cerchi? 10 punti, 20 punti, 100 punti, 1000 punti? Cosa stai cercando? Dammi questa risposta. Mirko, tu sei sell su NQ, bravo. Anche secondo me NQ potrebbe quantomeno, e dico quantomeno, provare a ritornare sulla media giornaliera. Non mi aspetto la luna, ma almeno ritorno sulla media giornaliera, poi si vedrà il resto. Allora, no, il consiglio che ti volevo chiedere non riguarda Audi CAD, ma stavo ipotizzando uno short sull'Eurostoxx. Ok, indici che secondo me potrebbero essere convenienti da shortare a questi prezzi. Ovvio che il mercato è long di lungo, guardate, siamo long, okay? Non possiamo assolutamente dire niente. Ok, sul long c'è, il long c'è. In questo momento c'è questa correzione, vedete, giornaliero e settimanale, che è la stessa cosa, perché lunedì ricordatevi che va di pari passo col valore giornaliero. Ok, ma questa è una correzione, i mercati intanto sono long. Adesso, converrebbe provare uno short da questi prezzi? Cavolo, guardate l'indice italiano, più 17% e siamo appena all'inizio del terzo mese. Guardate l'IBEX, più 15%. L'Eurostoxx dov'è? Eccolo qui, più 13,87%. Converrebbe cercare, al di là che il mercato lo paghi o meno, ok, non stiamo facendo i maghi sulla possibile evoluzione dell'operazione, ma a questi prezzi, secondo voi, un tentativo di short è conveniente o no? Io ritengo che a questi prezzi, cioè con questo, io questo rendimento qui lo vedo come possibile sconto, uno sconto sul mio ingresso, cioè sto andando a comprare 17% meno, o 13%, o 15%, ok, poi per me è un'opportunità, ovvio, però devo avere
un possibile target. Infatti, Roberto, adesso ti apro l'Eurostoxx. Questo è il grafico dell'Eurostoxx. Qual è il tuo possibile target? E dove decideresti che l'operazione che stai facendo è sbagliata? Che tipo di spazio dai a questa operazione? Intanto Daniele di Assorin sottovalutata e pervenduta a prezzi simili a agosto, buy strong, medio, lungo term. Ah, perdonami, ma di Assorin non seguo molto le azioni, eh? Seguo proprio le principali, quelle americane, eccetera. E poi qui non c'è neanche, però potremmo magari vederlo. Qui non, su questa piattaforma non ce l'abbiamo. Allora, l'anno scorso alcuni indici principali hanno fatto meno 25, ed è vero. Su base annuale, questo è forse il target di quest'anno. Ok, fare uno storno. Alcuni hanno recuperato, c'è un po' un'anomalia secondo me nel paniere azionario. Ok, ci sono indici, addirittura come l'indice italiano, che ha quasi recuperato tutto il movimento, quasi manca, guardate, questo è l'anno scorso, questo è il massimo dell'anno scorso, questo è quest'anno. Ok, grazie alla salita dell'ultimo trimestre e alla salita di questo primo trimestre, il mercato ha recuperato quasi tutto. Ok, ma non tutti si trovano in questo tipo di condizione. Ovvio che gli europei si sono dimostrati molto più forti, DAX, Italy, eccetera. Ok, quindi, ma secondo me è anche un po' sbilanciata, a me non dispiacerebbe uno short e su Italia, ok, e su Eurostoxx. Ok, vedete, hanno un po' tutti lo stesso tipo di struttura. Ok, non dispiacerebbe perché? Perché cavolo, è salito tipo missile. Da qui una piccola correzione, innanzitutto un'idea correttiva, non sarebbe affatto sbagliata. E perché no? Magari un possibile ritorno sul prezzo di chiusura dell'anno? Questo sarebbe un ottimo target, eh? Ovviamente non si parte con questo tipo di target, ci si muove per gradi. Ok, prima magari il livello percentuale importante, il livello tondo e così via. Ok, ma il target finale, come target finale, attenzione a questa parola, un possibile ritorno sul prezzo di apertura, pardon, di chiusura dell'anno precedente, secondo me sarebbe ottimo, ottimo. Quindi andarsi a rimangiare tutto? Ma io lo vedo, questo possibile target. Perché? Perché il mercato è salito a bomba? Ok, perché il mercato è un po' sbilanciato, perché il mercato si è quasi rimangiato tutto il movimento. Io ho questo possibile target, quest'onda correttiva ribassista, la vedrai anche. Ok, ovvio, se ragiono su quest'anno dico, ma ti rimangi tutto? No, ma se ragiono su quest'anno, ok, questo movimento qui, quindi ritorno sulla close, altro non sarebbe che una possibile correzione, per poi magari valutare o questo o questo. Non mi dispiace, non mi dispiacerebbe. E oltretutto vedo che alcuni, quasi tutti i mercati europei, sono sbilanciati sulla media semestrale. Guardate. Pardon, trimestrale. Ok? La media trimestrale, che è, se calcoliamo quella a 5 giorni, di 65-64 giornate. Ok? E come vedete, non viene toccata già da 92, stiamo facendo un ciclo e mezzo addirittura. Ok, quindi quantomeno una possibile correzione con obiettivo. La media trimestrale credo sia possibile. Ok, credo sia possibile, non ne ho la certezza, però già qui vedete qualche piccolo indizio. Roberto, giusto? Vedi, qui ha fatto un doppio massimo, il mercato ha toccato e adesso è sotto. Ci potrebbe anche stare. Tu dicevi 4 e 2, ma io vedo anche un 4 e 88, vedi? Questo prezzo qui. Ovviamente è una mia idea, magari il mercato non la pensa esattamente in questo modo. Eh? Intanto attenzione perché abbiamo avuto un alert. Andiamo a vedere. Audi CHF. Audi CHF. Audi CHF sullo 0,5. Ok, pardon, chiuditi. No, Audi CHF sullo 0,75, bello, questo mi piace, me lo compro, ok? Esitisco l'alert, perfetto. Ok, adesso vediamo, qualche acquisto l'abbiamo fatto, vediamo se avremo ragione oppure torto sulla giornata di oggi, ok? Non ci sono sti gran trade sulla giornata di oggi, ma vediamo, ci proviamo, ok?
Allora, di niente Roberto. Quindi se il mercato comincia a pagarti, prova a tenere ancora di più. 4.088, io lo vedo come possibile. Addirittura sarebbe stupendo che ritorni sul prezzo di chiusura dell'anno scorso, sarebbe il top del top. Ok? Allora, fatemi rivedere i messaggi. Ok, Massimo. Daniele, di Assorin, adesso magari lo apriamo. Il DAO è rimasto indietro, sono perfettamente d'accordo. Difatti, Daniele, sono d'accordo sul fatto che il DAO sia rimasto indietro. È un pochettino quello più lento. Togliamo queste freccine e rimettiamo, anzi facciamo il cerchietto. Vedete, il DAO, mentre c'è chi fa 17 più 12 più 5 più 9, il DAO è qui fermo, è qui fermo sullo 0,63, ma tutti gli americani di fondo non hanno fatto moltissimo, fatta eccezione per il Nasdaq che ha recuperato, okay, perché era quello che perdeva più di tutti e come vedete ha recuperato 12 punti percentuali, quindi non pochi. Okay, l'S&P sta sì, positivo, ma sta a 5. Il Dow invece ha recuperato un po' meno. Perché? Perché era salito un po' troppo. Okay? A differenza degli altri, il Dow nella salita precedente, quella dell'ultimo trimestre dell'anno, è salito un pochettino di più rispetto agli altri. Allora, di Assorin, fatemelo vedere. Dove lo vediamo? Su TradingView? Vediamo. TradingViews, di Assorin, dovrebbe esserci qui. Azioni, ah, eccolo qua, Milano. Vediamo, chiudiamo qui così, vediamolo. È anche abbastanza liquido come titolo. Guardate che volumi che sviluppa. Non è malvagio. In genere non guardo le azioni perché alcune, cioè, hanno grafici veloci, grafici a 1 minuto, a 5 minuti che sono inguardabili, sono pieni di buchi, pieni di. Invece questo vedo che ha una liquidità assolutamente decente, accettabile. C'è una media mensile rimasta appesa, guardate, non viene toccata esattamente da all'incirca 500 e passa barre, aiuto. Ma qui bisognerebbe andare a ripesare correttamente le medie. Le medie momentaneamente sono impostate per euro-dollaro. Ok, ovviamente euro-dollaro a 48 candele a 30 minuti, un'azione ne ha molte meno. Ok, quindi bisognerebbe andare a ritarare tutte le medie. Guardate, l'azione ne ha 17, 18 barre, cioè dovremmo andare a togliere 30 barre dal calcolo della media, così come anche la settimanale e anche la mensile. Ma non è malvagio, non mi dispiace come strumento. Sì, questa azione qui fondamentalmente, ecco, magari bisognerebbe guardarla un pochettino meglio, un pochettino più nel profondo. Non è malvagio. E bisognerebbe pesare correttamente le medie. In termini di volumi, io qui vedo poco interesse momentaneamente, eh? Ok, in termini di analisi volumetrica. Vedo un po' poco interesse, vedete i volumi stanno andando a decrescere, quindi è normale che il prezzo scenda. Ok, serve un po' di intenzione, un po' in questo momento 111 da quest'anno, 130, 94,95. Questo potrebbe essere un buon prezzo per la possibile, e dico possibile, possibile ripartenza. Quindi questa zona qui così. Ok, questa zona qui così non sarebbe affatto male. Qui ci sono dei supporti storici di lungo periodo, ma secondo me in questo momento potrebbe ancora esserci continuazione a ribasso. Perché? Perché i volumi non vedo particolare interesse. Stanno andando a decrescere, okay, giorno per giorno, quindi meglio essere prudenti, ok? Perché come vedete l'andazzo di questa azienda qui momentaneamente c'è qualcosa che non va, perché l'indice italiano è salito come un missile, eppure questa azione qui, scommetto, sono più che sicuro, vedete che è negativa, okay, su tutti i rendimenti. Quindi c'è qualcosa che non va a livello societario. E attenzione perché le azioni sono strumenti molto direzionali, eh?
Non sono come, non sono volatili che cambiano idea giorno per giorno. Questi se prendono un trend e poi, ecco, un tentativo di acquisto, io personalmente, io magari lo potrei provare a 94-95. Adesso, in questo momento, sopra i 100 no. Perché? Perché è un po' troppo scontato come acquisto sopra i 100. Lo preferirei un pochettino più basso, quindi in attesa di uno sconto maggiore, una convenienza maggiore. Ok? Allora, perdonate, mi sono lasciato qualche messaggio indietro. Allora, ok, sì, sul Dow. Sono long sull'euro dollaro con un lotto al momento, break even mantengo, Fabrizio. Con un lotto? Sei long con un lotto? Quanto capitale hai sul conto? Il conto è demo o il conto è reale? Un lotto, attenzione ragazzi, Ok? Per carità, lo potete anche fare un ingresso con un lotto, ma devo mettere uno stop loss piccolino, okay? Se, a meno che, per carità, posso permettermelo sul conto ho. E allora, ok, però fate attenzione con gli ingressi con i lotti, perché o siete particolarmente bravi nell'entrare ed uscire velocissimamente dal mercato, oppure poi si soffre, eh? E ve lo dice uno che di sofferenza ne ha vista parecchie. Allora, Roberto, ok, certo, vediamo segnali. Esatto, quello di prima, sì, il possibile target a 4.000 di Eurostoxx, di Assorin e sulla C-Trader. Ok, Roberto, perdonami, ma io C-Trader, Fabrizio è quello di C-Trader. Io con C-Trader non c'ho molto feeling, io sono un metatraderista. Ok, C-Trader ci provo, ci ho provato, anzi, devo rimetterci le mani perché dobbiamo fare la nuova versione, però ogni volta mi fa arrabbiare. Sono tanto buono, ma quanto a volte. Allora, una blue chips farmaceutico di Assorin, ok, sì, ma mi ricordavo, Daniele, mi ricordavo. Allora, attenzione, di Assorin, conosco bene, è in grande difficoltà. Esatto, Massimo lavora in quel settore, è in dice che è in grande difficoltà, quindi c'è qualcosa che. Attenzione, okay? Perché non è detto che le azioni debbano seguire per forza gli indici, a volte ci sono delle divergenze, okay? Fra settore e attenzione. Questa non ha seguito indice, esatto. Molto meglio il comparto bancario in Italia che trascina tutto il paniere. Eh sì. In Italia siamo molto più legati alla moneta. Ok. Ah, va bene, va bene. Un lotto per il cent, allora va bene. Hai un conto proprio. Va bene Fabrizio, allora va benissimo, assolutamente sì, serve spingere, allora sì. Atti di dimestrare alla breve, con quale difficoltà, mi metto un po' l'accento. Ok. Hanno venduto. Possibile, sono d'accordo Daniele. Grazie Mirko. Fabrizio, vai tranquillo, non ti preoccupare. Roberto, nella suite c'è un'EA che gestisca statistiche in box orario giornaliero? No. Cosa si intende per gestisca le statistiche di un box orario giornaliero? Ci sono EA che tu puoi impostare, sul quale imposti il box giornaliero, ma la statistica non la prendi dalle EA, la statistica la prendi dall'indicatore. Quindi devi mettere prima l'indicatore di statistiche, poi impostare le EA in base a quello che ritieni giusto fargli fare. Ok? Un'EA che faccia tutto? No, 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 no. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Intanto ridiamo un occhio al mercato, vediamo che succede. No, Nasdaq, dai, non ripartire, ti prego. Vieni giù ancora un brisini. Vieni giù ancora un brisini, fammi a stronzo. Dai, Vesò. Ok, niente di, come vedete, mercato abbastanza piattino questa mattina, ma va bene così. Queste le nostre operazioni vanno bene. Da quando abbiamo iniziato l'operatività su questo conto demo, vedete, abbiamo fatto un utile circa del 6%, che neanche a farla apposta è allineato quasi perfettamente all'utile che io ho fatto sul mio conto reale. Guardate, questo è il mio conto reale, ok? E
ho performato all'incirca un 7%. Oltretutto venerdì giornata di culo, eh? Okay. Giornata davvero buona, buona perché ho acquistato benissimo il petrolio, il Brent, e sono riuscito a prendere un bel pezzettino di mercato e ho fatto un 1% proprio solo sulla giornata di venerdì. Ok, vedete, siamo in linea, quindi l'operatività che faccio sul conto demo rispetto all'operatività che faccio sul conto real è quasi la stessa cosa. Ovviamente questo è un conto con atteggiamento conservativo. Ok, ho anche altri conti dove faccio un pochettino, diciamo così, un po' più il matto, però qua che ci sono 10K, che cavolo, cioè qui cerco di fare il bravo. Posso permettermi di fare il matto dove ho 100 euro, 200 euro, ma qui cerco di fare le cose per bene. Questo è l'FX merge dell'operatività. Come vedete, va abbastanza bene in questo momento. Fatemi toccare un pezzettino di ferro. Perché dico in questo momento? Perché purtroppo non sappiamo che cosa ci riserva il mercato. Magari becco l'operazione sbagliata, magari faccio la cavolata di non voler chiudere, magari mi intestardisco su un trade e questo 7%, ciao. Però adesso ho un vantaggio. Ovvero adesso posso permettermi qualche lusso in più, perché? Perché ho questo 7% che dovrebbe ammortizzare le cavolate che possibilmente potrei andare a fare. Quindi bene, bene, dai. Per essere inizio del terzo mese, direi che va assolutamente benissimo, benissimo, benissimo. Quindi va bene, ritorniamo un attimino sul basket. Andiamo. Stavolta sul Pip Range Panel, è una vita che non prendiamo questo profilo. Ah, no, 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 scusate, questo è quello che stavo modificando. Questo è quello da sistemare. Andiamo su Round Level. Ok, vediamo un attimo. Massimo, non capisco perché gridi. Daniele, ognuno ha le sue idee. Assolutamente. Sì, Daniele, esatto, bravo. Scrivere in maiuscolo vuol dire alzare la voce, ok? Dovete imparare il galateo del web. Scrivere in maiuscolo. Esatto, sì, non ti preoccupare, no, no, ma anche a me a volte capita, eh? Anche a me a volte capita, quindi non ti preoccupare. Ragazzi, questo è il mercato. Ognuno si crea la sua possibile visione e a volte va bene, a volte non va bene, lo sapete, nessuno ha la sfera di cristallo. Soltanto i venditori su Instagram, quelli che fanno vedere gli screenshot dei soldi che guadagnano, ma dai, quelle cose lì fanno ridere i polli. Cioè, poverini, per carità, purtroppo c'è gente che ci casca, che non capisce che il trading purtroppo è un po' di lacrime e sangue, dice, ma io voglio guadagnare, non voglio imparare. Io ho parlato, intanto mi scrivono delle persone, io la prima cosa che faccio è parlare con queste persone e ci sono persone che mi dicono, io devo guadagnare, io ho bisogno di guadagnare. Io cerco di spiegare le cose, dico sì, ma guarda che devi imparare, guarda che devi metterti lì, guarda che ci vuole tempo, non è che arrivi lì e subito. No, ma a me serve, io devo guadagnare. Ma come si fa a far capire le cose giuste ad una persona che ti parte con questo tipo di approccio? Queste persone qui sono le prede, le vittime perfette di quei venditori che ti mettono lo screenshot, dove ti fanno vedere che fanno 200-300 euro al giorno. E ti vendono la loro merda. Ok? Perché? Perché quella è tutta merda fatta per essere venduta a persone che sono magari anche in difficoltà, per carità, se ti servono soldi vuol dire che, però, capite? È così purtroppo, eh? Ok? Purtroppo è così. Allora. Ma sì, bravo, poi lì c'è anche Photoshop, la magia di Photoshop. Conoscete Photoshop? Con Photoshop si può fare di tutto e di più. Ok, basta saper usare Photoshop, alla fine un carattere, un font, prendi il font dello stesso colore, eccetera, eccetera. Quelle cose sono cose purtroppo che illudono le persone che vogliono essere illuse. Il problema è questo, il problema è che la persona vuole proprio, cioè se la va a cercare proprio col cucchiaino. Aspetta, aspetta, Diego, che è Plutone in acquario? Io ho degli amici, che fanno trading su quelle cose.
ci sono anche in giro, okay, se li cercate. Ho degli amici, ho dei cari amici che fanno trading con quelle cose lì. Oh, e secondo loro, secondo la loro idea, loro ci credono, nel senso, per loro ha un valore. Ad esempio, dici Plutone in acquario, guarda che è vero. Per questi miei amici, il transito di un determinato pianeta ha un valore, quindi un effetto. Quindi loro si aspettano l'effetto. Ok, vediamo, vediamo, andiamo a digitare un secondo Plutone in acquario. Plutone in acquario trading. Vediamo se si viene fuori qualcosa. Acquario trading. Sono... che è sta cosa? Aspetta. Acquario, la fine della pandemia, Plutone in Capricorno, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono... No, scusate, ecco questo qua. C'è un software che si chiama Ganzilla che permette di fare, ok, questo tipo di analisi. Eccolo qui, questo è Ganzilla, è ovviamente per i patiti di questo tipo di sistema di analisi, non è facile, qui ci vuole, bisogna davvero studiare parecchio il metodo. La cosa strana e impegnativa che c'è da fare queste cose è che bisogna studiare il metodo, non il prezzo, scusa, ma il grafico ce l'hai davanti ai tuoi occhi, perché devi andarti ad incasinare a studiare cose trigonometriche per cercare di capire quello che hai davanti agli occhi? Eppure ci sono persone non convinte di più. Ok, che per loro questa è legge. Non è sbagliato, per carità, però a volte è molto più semplice di quanto possa sembrare, ovvero tutto ciò che c'è da sapere è scritto qui. Guardate questo profilo. Candela un minuto, candela 5 minuti, candela 15 minuti, candela 30 minuti, candela tutte le candele, dal minuto fino al mensile. È tutto scritto qua. Basta soltanto riuscire ad entrare nel feeling del mercato con, poi per carità, io lo dico sempre, c'è chi guarda avanti, ok, c'è chi guarda indietro e c'è chi guarda in aria. Chi guarda avanti è chi guarda il prezzo. Io sto guardando adesso, sto guardando avanti quello che accade in questo momento, quindi guardo avanti. Chi guarda indietro e chi si basa sull'analisi statistica di ciò che ha fatto il mercato, no? Perché il mercato ha fatto questo e allora, e quindi guarda indietro, e poi c'è chi guarda in aria, che è appunto chi guarda gli eventi che non appartengono al mercato, ma che appartengono alla, non all'umanità, alla vita, al creato, ecco, diciamo, non è proprio questo il senso, però la logica è questa, avete capito. Bisogna decidere per quale squadra ti fare. Okay? Ognuno è libero ovviamente di credere e di fare quello che vuole, perché ogni cosa, l'importante è che ci abbia delle regole, delle cose, può avere un senso. Okay? Il fatto che chi fa questo tipo di analisi creda che un determinato transito possa portare una determinata reazione potrebbe essere anche vero. Ma magari in un mercato di commodity. Ok, in un mercato di commodity, sulle commodity, laddove i transiti lunari, planetari, possono avere un'influenza su quelle che sono le maree, quindi magari il raccolto, ok? Lì posso ancora accettarlo, ok? Boh, su altre cose magari un pochettino meno, ok? Quindi c'è una bellissima piattaforma, la faccio vedere, che non è il Gun Trader, è la cosa bellissima, è proprio bella, bella, beh, costa un pacco di soldi, non è, la usa Davide Catanossi, la piattaforma. Davide è un amico che fa analisi di tipo geometrica. Davide è molto bravo. Qual era la piattaforma che usava Davide? Non è Motivewave l'ho fatta conoscere io. La piattaforma che usava prima Davide era... Oh mamma! Non mi viene. C'ha tutti gli studi di Gann particolari, eccetera. E costa un pacco di soldi.
La piattaforma che usava invece il mio insegnante Alessandro Catullo era Wave 59. Anche quella faceva studi di tipo planetario, cose così, faceva cose strane, però io non mi sono mai preso con questo tipo di trading. Non è nelle mie corde, non è. Preferisco più un trading di momentum. E guardate che prezzi, eh. Cioè, io all'epoca comprai i Signal per 5.150 dollari, ok? E non dico che mi pento, però, boh, se potessi tornare indietro, boh, però anche quello mi è servito per arrivare poi alla fine a me quelle suite, eccetera, eccetera. Qui i prezzi volavano, eh? Ok, ma bando alle ciance, torniamo in piattaforma. Andiamo un attimino nuovamente sulla pagina di Balance. Allora, never see back. L'importante è mettere il pane tra. Bravissimo Mirko, l'importante è riuscire a capire quello che potrebbe fare il mercato. È vero, tiriamo a indovinare? Bah, a volte. Ok, però il nostro lavoro è quello di fare previsioni. Quello di fare previsioni, quello di avere un'idea sul possibile sviluppo del mercato. A volte ci prendiamo, a volte no. E quindi qualsiasi cosa va bene. Vi dirò che anch'io mi stavo interessando all'analisi di tipo astrologico. Ok, perché per cercare di avere dei riferimenti su quello che poteva essere il possibile futuro, possibile. E c'è una logica. Ok, perché? Perché i transiti planetari sono ciclici, quindi ad un certo punto si ripetono e quindi in base a quello che è successo nel passato, in presenza di quel transito, di quell'energia, di quella. Capite? Cioè, ci sono dei ragionamenti che possono avere un senso. Ovviamente cose che possano avere un senso, ok? Non cose troppo mistiche, troppo. Ok. Daniele, vedo che chat popolata da Shortarovi, ne parliamo qualche giorno, dove troverete gli esami 111, 112, ne troverete 118, 120. Ma guarda, in questo momento, come vedi, il mercato è short, eh? Vedi, rendimento settimanale short, rendimento mensile short. Cioè, in questo momento non ci sono poi così tanti segnali di inversione. Questa è una candela giornaliera, sì. Ok, il mercato in questo momento si trova sopra il livello fast, quindi sopra 111, finché quindi si trova al di sopra di 111, il mercato vuol dire che sta cominciando a fare una correzione. Qui così, vedi, candela di minimo, rottura del massimo della candela di minimo. Quindi da qui in poi il mercato potrebbe iniziare a fare una correzione. Possibile correzione con ritorno sulla media mensile, trimestrale, settimanale, lì bisogna andare a misurare. Però come vedi in questo momento la struttura, Daniele, è short, eh? Ok, non è che gli si possa dire molto. Poi, certo, ci sono possibili target rialzisti, quello sì, però, come vedi, siamo anche a breakout. Questo è un grafico mensile, vedi, il mercato si trova sotto, quindi ha rotto i minimi del mese precedente, quindi non è che siamo short, in base a quello che attualmente il mercato dice, potrebbe continuare a scendere fino a prova contraria, eh? Perché se già il mercato comincia a riportarsi sopra il minimo mensile precedente, ovvero 113, allora lì la cosa si comincia a mettere in dubbio perché dice aspetta, non è più short. Okay? Abbiamo riassorbito il minimo del mese precedente, quindi poi questa è una zona supportiva dove in passato il mercato è stato comprato, quindi magari reagisce nuovamente. Okay? Non stiamo dicendo, ognuno ovviamente ha la sua idea, ma nessuno dice, mi piacerebbe pesarlo con le medie giuste, ma qui adesso ci mettiamo una vita a pesare le medie. Ci vuole troppo tempo, magari un'altra volta con calma. Detto che sono short e sono un'attenzione ai possibili acquisti. Daniele, attento perché Massimo lavora proprio in quel settore merceologico lì, eh? Quindi chi meglio di lui potrebbe essere informato su. Massimo lavora proprio in quel settore, quindi sicuramente ne sa molto più di noi per quanto riguarda quell'ambiente. Ok. Acquisto contrario nei titoli più venduti. Ok, ci sta, è quello che facciamo anche noi col trading, eh? Cioè con le valute, eccetera. Aspettiamo gli eccessi per poi provare a fare delle scalpatine, sgranare poi la posizione e lasciare magari correre con un possibile obiettivo di ritorno sulla media mensile, eccetera, eccetera. Ok. Va bene, ritorniamo sui. Qui così vedete poca roba. Oggi poca roba, ma va bene.
Va bene così. Il gold, andiamo un secondo a vedere il gold. Vi ricordate la mia idea? Sono 2 anni che dico short sul gold. 2 anni. Però in questo momento, purtroppo, vedete, mercato che si è riportato con la settimana scorsa, maledetti, vedete, il mercato è tornato sulla close, ci ha fatto un pullback ed è ripartito, quindi siamo positivi, il rendimento, vedete, 1,54. Quindi il mercato è ritornato positivo. Settimana scorsa, al di sotto di questo prezzo, cominciavo a sfregarmi le mani, tipo ebreo, avete presente? Mi sfregavo le mani fra me e me. E poi però il mercato ha reagito su questo livello, quindi al di sotto davvero mi brillavano gli occhi. Poi purtroppo però qualcosa è cambiato, quindi momentaneamente ancora un nulla di fatto per quella che è la mia idea di lungo. Perché io mi aspetto che possa venire giù, ma se ti mantieni positivo sopra la close, purtroppo vuol dire che o non si avvererà quello che ho in testa io, oppure vuol dire semplicemente che dovrò aspettare. Settimana scorsa un po' anomala. Avete visto il movimento che c'è stato poi di recupero? Un po' così, un po' tutta la settimana, vedete? Mercato che apre bene, apre sotto i minimi, lunedì, martedì al di sotto, poi mercoledì, giovedì, non andati a recuperare tutto. Io ho un po' paura. Perché paura? Perché ho degli short che ho oltretutto incrementato, che il mercato possa voler ritornare in questa zona di sbilanciamento. Spero di sbagliarmi, vivissimamente di sbagliarmi, perché sennò prendo una scopola non indifferente, che ci sta, poi alla fine, vabbè, dici, ci sta. Ma spero appunto che il mercato non possa, che si decida a rimettersi in trend magari di ribasso. Perché? Perché se dovesse tornare qui, ovviamente devo stoppare l'operazione, perché vuol dire che non ho letto correttamente quello che è la nuova intenzione di mercato. Nuova perché? Perché in questa settimana il mercato sembra aver cambiato idea. Per quale motivo? Perché siamo andati sopra i massimi della settimana precedente. Quindi finché questo mercato sarà sopra i massimi della settimana precedente, momentaneamente per me ha cambiato rotta. Invece, come vedete, tutte le altre settimane andavano bene. Questa settimana qui, l'ultima settimana che è stata, invece sembra aver cambiato le carte in tavola. Però attenzione, perché se dovesse riportarsi al di sotto dei massimi della settimana precedente, allora magari mi ritorna il sorriso. Ma in questo momento sta cosa qui non mi piace molto, purtroppo non mi piace molto. Vi do la mia sul VTI e bello, e oggi bello, scusate, ricomprare qui. Qui compro e mi compro anche il Brent. Questo è il conto reale. Questo non me lo faccio vedere perché non mi sembra giusto fare, ok, le moine. Okay, sul conto demo va bene, conto reale no. Ok, io me lo ricompro però. Ok, perché me lo ricompro? Sono stato molto fortunato venerdì. Venerdì ho comprato e sono stato particolarmente fortunato perché guardate la chiusura che ha fatto Brent, guardate la chiusura che ha fatto VTI, ok, è stata proprio una bella giornata. Difatti sono riuscito a fare l'1% semplicemente con queste 2 operazioni. Vediamo se adesso, visto che sta facendo un po' di sconto, vedete VTI a meno 1,5, il Brent anche lui meno 1,5, vediamo se si decide a ripartire. Ok, perché ripartire? Io sto aspettando, okay, il prezzo nella media semestrale. Mi aspetto che VTI, sia VTI che Brent possano fare ritorno sulla media semestrale. Media che si è un po' abbassata, settimana scorsa era 81, non so se vi ricordate. Ok, adesso è 80 e 84, quindi occhio, okay, perché qui potrebbe esserci il momento di uscire. Stavo monitorando anche la media annuale, a dire il vero. Ok, visto che il mercato è inside, potrei anche ipotizzare un possibile ritorno sulla media annuale, cosa che non mi dispiacerebbe, perché stiamo acquistando adesso e a 78, quindi possibile media annuale 89, ci sono 10 dollari. Ok, potrebbe non dispiacermi, quindi la media semestrale non è un prezzo dove uscire, magari è un prezzo dove mettere a break even.
Okay, si mette a break even e si cerca di lasciare correre per provare, okay, un possibile ritorno sulla media annuale. Questo non mi dispiacerebbe affatto, eh? Non mi dispiacerebbe affatto. Basta. Poi per il resto, sì, mi aspetto una possibile correzione su NQ, euro-dollaro me lo aspetto a 1,20 entro quest'anno, ok, altre cose così. E USD-Yen mi aspetto un possibile target in area 1,44 per poi cercare uno short. E basta, fondamentalmente questi sono gli strumenti che sto monitorando, sul quale mantengo un'idea. Gli altri strumenti invece li prendo giorno per giorno, che è in base a quello che trovo. Ma questi strumenti che vi ho detto sono quelli sul quale mi ricordo i prezzi, proprio ce l'ho proprio, me la sono segnata, li sto proprio, come si dice, inseguendo, proprio pedinando. Ok. Ah, allora, aspetta, mi sono perso un po' di messaggi. Ok, Daniele, quindi Marco, oro intanto short, il target ce l'ho a 1.400, il target del gold. A 1.400, sono 2 anni che chiamo sto short. 1.400, se arrivo a 1.400 faccio una festa per tutto il paese. Proprio pago i fuochi d'artificio per tutto il circondario. Allora. Ok, Roberto, allora saremo in due. Ma speriamo, bravo, speriamo non ci arrivi lì sopra perché quest'ultima settimana non mi è piaciuta molto. Vediamo. Ok, anche tu sul gold, l'oro è pericoloso. L'oro purtroppo, in questo momento con la guerra ucraina e dintorni, è questo il problema, che magari potrebbe fare qualche sparatona importante real. A ribasso no. Ok, il mio target di lungo, vabbè, un target di lungo potrebbe metterci anche 5 anni, ma sul rialzo ho un po' paura. Ho un po' paura che ci possano essere degli spike di un certo tipo. Ok, sul rialzo, ovviamente. Fate sempre attenzione alla leva, quindi mi raccomando. Appuntamento con Jason per quanto mi riguarda il 27 marzo 23, bilancio 2022. Ok, perdonatemi, ma io sulle azioni non sono molto, non seguo molto. Mi occupo prevalentemente del mercato valutario, che mi piace, no? Le altre cose, sì, poi CFD, indice, commodity, ma poi mi fermo lì, ok? Anche perché già quegli strumenti che osservo 28 valute, eccetera, quindi già. Allora, sono intanto sell su DAO per target 3. 33286 Mirko Dao. 33286 qui sotto? Quindi sotto i minimi della giornata di venerdì? Tanta roba. Almeno su questi prezzi. 3, aspetta. 3, no, 33. Ah, 33286. Qui così. Sì. A me non dispiace questa zona qui, questo sbilanciamento qui, questo strappo qui. Quindi lo 0,5. Ok, a me non dispiace affatto lo 0,5. Mi piace. Fabrizio, mi scuso per essere uscito. Tranquillo, tranquillo. Mi stavi rispondendo, ma avevo. Sì, credo di aver risposto prima. Fabrizio, se magari rimetti la domanda, la rivediamo al volo. Ok. Roberto, esatto, concordo, ti saluto. Tranquilla, tranquillo Roberto. Grazie, buona giornata a te. Ok, credo di aver risposto prima, Fabrizio. Cos'era la domanda? Il DAO? Cos'era? Credo di aver risposto prima comunque. Sì, il long su euro-dollaro per me è ancora valido. Oltretutto euro-dollaro che ancora non ha deciso. Che cosa fare da grande? Guardate, 0,6006. Il mercato è andato a fare un più 2,5, okay, sulla partenza dell'anno. È andato a recuperare il prezzo di chiusura dell'anno precedente. In questo momento, come vedete, è leggermente sotto, quindi un meno 0,61% su base annuale. Ma questo è un mercato che io mi aspetto. E parta questo mercato. Io mi aspetto che parta euro-dollaro e addirittura per quest'anno vedo come possibile target, ok, 1,20.
vedo come possibile target. Può sembrare strano? Sì, però secondo me è probabile questo target. Addirittura di lungo io vedo anche 1,34. Lo sapete, mi avete seguito nelle analisi precedenti. Io ho detto che secondo me il mercato, ovviamente con i suoi tempi, potrebbe anche provare a fare un ritorno in questa fascia di prezzi. Vediamo. Finché questo mercato mi lavora sopra l'1,05, okay, per me il possibile target è 1,010. Quindi ragionando per numeri semplici, siamo sopra 1,05? Sì. Possibile target? Così, in modo ignorante proprio, 1,010. Ok, quindi ci muoviamo per blocchi di 500 punti per volta. Ok, questo è un target ovviamente di lungo, lunghissimo, secondo me ci vorranno 3 anni per arrivare qui sopra, ma lo vedo possibile. Lo vedo possibile, non mi dispiacerebbe. Vi faccio un piccolo test con la media annuale, vi faccio vedere questa cosa, quindi media mobile trend. Ok, andiamo a prendere una media mobile. Siamo sul grafico mensile. Se metto una media mobile a 12 periodi, questa è la media mobile annuale. Ok, siamo sopra la media mobile annuale, media 12 periodi sul grafico mensile, quindi 12 mesi, 12, ok. Adesso mettiamo un'altra media a 24 periodi, ovvero una media a 2 anni. Ok? E come vedete il mercato ha appena toccato. Ok, adesso mettiamone un'altra. Mettiamo una media a 36 periodi. Ok, e questa è una media a 3 anni. Ok, il mercato si è proprio fermato sulla media a 3 anni. Ok, adesso ne mettiamo un'altra. 48, questa è una media a 4 anni. E così via. Ok, possiamo cercare di avere un'idea in questo modo. Il target di 1,20 è un target prevalentemente tecnico, ok? Prevalentemente tecnico. Il target di 1,34 è un target generato da un'idea di possibile inefficienza. Ok, quindi vediamo se il mercato ci farà questo regalo. Finché il mercato rimane sopra la media mobile annuale, secondo me, okay, non c'è da sottovalutare una possibile ripartenza dell'euro. Visto che fondamentalmente questo mercato è stato per 2 anni venduto e senza. Non è che ci fossero particolari motivazioni per la vendita. Ok, vedete, questo è l'annuale. Ok, questo è stato il 2021, questo è stato il 2022. Secondo me hanno creato un prezzo perché volevano il prezzo tondo, giusto per avvantaggiarsi di quel prezzo d'acquisto. E adesso sono pronti per partire, per cominciare a fare rendimento. Occhio. Ok, i prezzi li abbiamo qui davanti agli occhi. Ok, quindi media mobile annuale 1,04, 1,05, quello è il livello di equilibrio. Il mercato deve mantenersi sopra quel prezzo. Al di sotto di quel prezzo o stiamo fermi e quindi aspettiamo un nuovo riposizionamento al di sopra di questi prezzi, oppure eventualmente ci si potrebbe anche girare short. Io di provare short euro-dollaro non ne ho più voglia, perché secondo me lo short che andava fatto su euro-dollaro è stato fatto. Quindi adesso la mia attenzione sarà prevalentemente data, ovviamente in ottica di lungo, in ottica di intraday, ci sta lo short, ci sta il long, ci sta l'edging, ci sta tutto. Ma in ottica di lungo soltanto in operazioni di tipo long. Da fare, consiglio, prevalentemente sul futures. Okay? Perché ricordatevi che sul futures non pagate lo swap. E non pagando lo swap sulle posizioni lunghe di euro-dollaro, è proprio lì il guadagno, eh? Okay, perché dovendo tenere operazioni di lungo, okay, con i corsi degli swap, okay, rafforzare il dollaro, sì, ma è troppo banale, è troppo scontato. Fabrizio, non mi aspetto che il dollaro si rafforzi, sarebbe troppo scontato per loro, sarebbe come accusarli un po'. Questa è un po' una mia idea, una mia view, È troppo palese che poi, dopo che loro andranno a fare casino, perché sono loro che vogliono fare casini, eccetera, che, capito, si rafforza anche la moneta, che poi il loro interesse non è rafforzare il dollaro, è rafforzare le aziende, quindi il dollaro dovrebbe deprezzarsi per favorire le aziende. Almeno questo è ciò che penso. Eh? Okay?
Va bene. Ovviamente parole al vento, nel senso sono soltanto riflessioni, poi bisogna monitorare costantemente il mercato per capire qual è la sua intenzione. Ritorniamo sul balance, andiamo a vedere che cosa si è nel frattempo. Vediamo. Intanto NQ, dai, NQ, vedete qualche punticino, lo paga, si è un po' fermato, ma io ipotizzo che possa arrivare qui sotto. Vediamo. Se il mercato dovesse arrivare qui, andiamo a fare 163 euro, che andrebbe più che benissimo. Il lunedì si apre proprio nel modo perfetto, quindi aspettiamo un attimo. Ok. Se, sempre col condizionale. Non date mai nulla per scontato perché il mercato è sempre pronto a farci rimangiare tutto. Va bene, niente di che, come vedete oggi giornata un po' flemmatica, niente di che, i mercati in questo momento molto molto tranquilli, aspettiamo l'apertura americana, ok? L'apertura americana che magari, non so, può riservare qualche... Ridiamo un occhio, ok, per vedere. In attesa di Powell, ecco, occhio, 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 occhio. Vediamo. Legge ad alta I voce. principali mercati Ah, azionari che bello. statunitensi futures si stanno muovendo in direzioni opposte lunedì, mentre gli investitori attendono l'inizio di una settimana ricca di importanti dati Sentite, e vero? notizie Sì. economiche. Questa settimana sono previsti gli ultimi dati sulle richieste di sussidi, sulla disoccupazione e sulle scorte all'ingrosso. Inoltre, martedì e mercoledì è prevista la testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell a Capitol Hill. Il Dow Jones ha perso lo 0,08% alle 4:32, mentre il Nasdaq 100 ha aggiunto lo Va 0,07% e l'S&P 500 è rimasto bene, piatto. va bene, Anche l'euro è va bene. rimasto invariato. Fermati, stoppati. Ok, quindi occhio, ok, martedì, mercoledì. Ok, queste potrebbero essere giornate di volatilità. Ok, quindi occhio, occhio. Va bene. Magari si può dare un occhio anche ad altro, okay? Cercando un pochettino degli indizi. Il nostro lavoro è questo, okay? Non siamo altro che degli investigatori che vanno alla ricerca di indizi per capire se è più conveniente comprare o più conveniente vendere. Alla fine questo è il nostro lavoro, ok? Va bene. Ok, ricordatevi che qui ci sono anche i vari link, eh? Vedete, se cliccate qui andate sul sito di Milano Finanza. Se cliccate qui così andate sul sito delle fonti, up and down, eccetera, eccetera. Ok, c'è un po' di tutto. Ok, ragazzi, ci dai anche gli ingressi? No, no, Mirko, dai, ognuno deve ragionare con la propria testa, imparate a ragionare con la propria testa, perché sennò sarete sempre schiavi. Okay, è importante, ognuno deve ragionare, deve capire, perché sennò non si acquista nessun vantaggio. Io ho un vantaggio nel momento in cui imparo a fare una cosa e posso cominciare ad essere autonomo. Mi raccomando. Ah, ok. Va bene. Ok, va bene, ragazzi, io direi che va bene così, mi fermo qui, vado a chiudere tutte le operazioni. Ok, meno 11 euro, e va bene così, meglio uscire, ok, prima che sia close all. Ok. Va bene, cominciamo la settimana così, ma c'è tempo. Vedete, settimana scorsa, dall'inizio di questo mese, abbiamo fatto 61,50, 1,05. Va bene, vedete, i profitti non bisogna farli per forza tutti i giorni, i profitti si fanno piano piano, con costanza e perseveranza. Se vedete un giorno rosso, non preoccupatevi, fa parte del gioco, non posso evitarlo. Ok, l'importante è ovvio che non ce ne siano 20 giornate rosse. Ok, ma se ne vedete uno, due, tre, a volte anzi, vedete, ho chiuso tutte le operazioni. Questa è una cosa molto furba da fare, ok? Il fatto di chiudere tutte le operazioni, a volte senza neanche pensarci, sappiate che non è sbagliato. È vero, ho incamerato una piccola perdita, ma chi se ne frega, ok?
Chi se ne frega, intanto ho messo al sicuro quello che è il mio capitale. Quindi datevi una regola di chiusura. E la regola di chiusura basata sul tempo non è cattiva. Ok, chiudere ogni giorno, chiudere ogni settimana, chiudere proprio basandosi sul tempo, perché in questo modo potreste anche permettervi di non mettere il stop loss in macchina e di non vivere con l'ansia di avere lo stop loss lì magari a 10 punti dal mercato. Cosa che io preferisco, a me non dispiace questo tipo di atteggiamento. Ok, quindi va bene. Ok, io direi che siamo a posto, sono le 11.38, scappo via un attimino prima oggi e niente, ragazzi, pomeriggio alle 15.30 ci sarà Fabrizio e poi se volete noi ci vediamo domani, ok, per l'Academy, domani sera con Fabrizio, eccetera, eccetera. Va bene? Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima e auguro a tutti un buon training.